cosa secondo te può essere ancora fatto sulla località, su questa tratta che ci hai così fatto immaginare, no? Quest'Amsterdam-Roma che passa da Pennabilli e passa ovviamente dall'Emilia-Romagna. Cosa si può ancora fare secondo te? Allora, io qui dividerei un po' i piani. Ok. Allora, chi diciamo fa cicloturismo e chi fa attività di fuoristrada, messo da una parte, e chi invece viene sul territorio per fare un'attività più sportiva, e quindi l'amatore classico. E proprio su quest'ultimo aspetto, mi viene da pensare che una delle criticità più grandi è quella dello stato delle strade. Quindi qui mi rivolgo ovviamente alle istituzioni e chi lavora con le istituzioni per promuovere l'attività ciclistica, l'attività sportiva sotto il profilo amatoriale. Chi appunto frequenta le strade sa che spesso molte località e molti possibili tour bellissimi vengono scartati o messi da parte da chi ha le bici da corsa perché le condizioni del manto stradale sono spesso Certo. disastrose. E su questo si potrebbe fare tanto, perché tanti clienti che amano il Montefeltro, la Valmarecchia, nel mio caso, mi riferiscono che spesso scelgono altre località come ad esempio la Spagna, dove le strade sono molto migliori, sono quasi perfette, e quindi diciamo così, ci tagliamo un pochettino le gambe da soli perché abbiamo delle potenzialità altissime, ma spesso ci sono degli ostacoli che sono difficilmente sormontabili. Oramai le bici della strada hanno anche dei costi molto alti, componenti particolari, quindi avere danni derivanti dall'incuria o dalla manutenzione stradale, ecco, da fastidio e spesso disincentiva e si tende sempre poi dopo a stare su percorsi che sono più trafficati, dove appunto le strade sono meglio perché non sono strade secondarie, mentre invece se si investisse un po' di più anche su quelle che sono strade secondarie, strade di montagna, ci sarebbe una ricaduta anche molto positiva su tutti quelli che sono gli operatori, no? Pensiamo a chi offre dei servizi di ristorazione o servizi di alberghi. E Io, quindi Roby, questa esternazione l'ho già sentita spesso. questo sì, è un No, tema che questo è tante volte viene importante. purtroppo, per Io fortuna, sono un ricordato. amatore Sì, io stesso, quindi sì, sì. conosco bene quello che è il mondo delle gran fondo, anche delle gare amatoriali e anche nei nostri allenamenti, diciamo quotidiani, spesso non si frequentano dei luoghi perché purtroppo oramai sono veramente ridotti molto male. Qui si può fare, si può, sia con i fondi europei, sia con i fondi nazionali, secondo me si potrebbe intervenire e apporterebbe dei grandi benefici. O perlomeno iniziare, cominciare con una Certo. programmazione, diciamo, anche su più anni, evitando però quelle terribili toppe che ogni tanto si vedono per strada e che non risolvono il problema, anche perché un minimo di cambio di temperatura tutto Ecco, qui si sbraga di nuovo. il percorso del Giro d'Italia aiuta spesso. Certo, Anche da noi è certo, certo. capitato, pensiamo al Carpegna, pensiamo al Passo della Cantoniera, quando ci sono questi eventi importanti, ecco che allora lì delle risorse vengono spese e poi rimangono per fortuna per gli abitanti del territorio e per i turisti. Assolutamente.